Ciao ragazzi, come vedete mi trovo in officina e accanto a me c'è la saldatrice. Questo vuol dire che ho intenzione di imparare qualcosa di nuovo in merito alle saldature. In questo caso, in questo video, vedremo insieme come saldare spessori sottili. Ma per prima cosa si intende per spessori sottili? Allora, dipende dal tipo di saldatura che stiamo facendo. Come abbiamo già visto nei video precedenti, stiamo parlando della saldatura ad elettrodo, quindi saldatrice per saldare con l'elettrodo. Lo spessore sottile per la saldatrice ad elettrodo si aggira intorno all'1,5, nel senso che sotto l'1,5 è possibile saldare, ma diventa veramente complicato fare una saldatura bella e prestante. Ma cos'è la differenza rispetto alla saldatura tradizionale nel saldare lo spessore sottile ad elettrodo? Fino a che saldiamo il 2,5 mm di spessore, 3 mm, parlo sempre di ferro, o meglio acciaio al carbonio, allora possiamo fare una saldatura continua. Quindi per saldatura continua si intende innescare l'elettrodo qua, fare il movimento circolare per effettuare la saldatura correttamente, come vi abbiamo mostrato nel video precedente, che vi lascio linkato qui sopra, e arrivare fino alla fine in un colpo solo. Dopo Elena proverà a fare questo sullo spessore 1,5 e lei stessa e voi vedrete cosa succede anche tenendo una corrente molto bassa. Mentre la saldatura che consiglio dall'1,5 al 2,5 mm è una saldatura per punti, ma non che saldo qui, poi smetto e riprendo qui. Rimane comunque finale una saldatura continua, ma quando andiamo a farla inneschiamo l'elettrodo, lo disinneschiamo in modo che la temperatura scende. Prima che la scoria vetrifica, rinneschiamo l'elettrodo, facciamo un altro pezzettino, disinneschiamo l'elettrodo. Così praticamente, non facendo vetrificare la scoria, non rimane inclusione di scoria, però continuiamo a fare una pulsazione del passaggio di corrente che quindi tiene la temperatura più bassa del materiale e quindi consente alla lamiera di raffreddarsi più velocemente e di non bucare. E adesso lascio la mano ad Elena che salderà e tutti i problemi che incontrerà durante la saldatura li commenteremo e li risolveremo insieme. Per prima cosa dobbiamo regolare il valore degli ampere. Più è sottile lo spessore, più deve essere basso il valore degli ampere, perché più è alto il valore di corrente che passa, più velocemente fondiamo il materiale. Quindi c'è meno materiale da fondere, corrente più bassa. Quindi con uno spessore da 1,5 cosa tengo? Se vuoi provare prima a fare una saldatura continua e vedere come si comporta, ti consiglio 35 ampere. Se invece vuoi subito andare per punti, fai 50-55 ampere. Proviamo prima con il 35 e poi vediamo. L'elettrodo che andiamo a utilizzare è sempre il rutile 6013 in modo che abbia una facile velocità di innesco, dato che dobbiamo fare una saldatura per punti dove andiamo a rinnescare in continuo. Diametro 2,5 mm. Su uno spessore sottile alcuni possono preferire saldare con l'1,5. Io, dato che l'1,5 diventa molto molle l'elettrodo e dobbiamo continuare a rinnescare, io faccio meno fatica con l'elettrodo da 2,5 piuttosto che con quello sottile. Secondo me anche voi. Comunque, in ogni caso, anche su questo, come per tutte le altre cose che vi spieghiamo, se avete un'opinione diversa o avete un'esperienza diversa, scrivetelo nei commenti qua sotto, in modo che potete condividere anche con gli altri quella che è la vostra esperienza e il vostro punto di vista. Adesso l'obiettivo di quello che voleva fare Elena, che ovviamente essendo la prima volta su uno spessore sottile è stata anche abbastanza brava, era quello di andare a giuntare in fondo i due lembi in modo che non si muovessero. Da una parte c'è la pinza e dall'altra c'è la saldatura, in modo che adesso in mezzo possiamo fare una saldatura senza doverci preoccupare che i due lembi possano muoversi. Andiamo a togliere la scoria, Elena. Ogni volta che facciamo diventare fredda una saldatura per poi andarci sopra successivamente, ricordiamoci di pulire bene la scoria anche con la spazzola, perché qui torneremo alla fine della saldatura. Se rimane della scoria in quella piccola cavità che vedete al centro del video, rimarrà inclusa nella saldatura successiva. Partiamo! Sei un po' tanto orizzontale, fai fatica. Ah. Mm. Aspetta. Aspetta. Ricordo che devi perché strusciare. Perché mi attacca così? Devi strusciare. Perché Elena sta facendo così tanta fatica? È per il fatto che l'amperaggio è molto basso. Quando l'amperaggio è tanto tanto basso, si fa fatichissima ad innescare la saldatura, perché passa poca corrente. Vedrete quando salderemo per punti, dopo che Elena ha finito la prova quasi a tentare di saldare a corrente bassa, che sarà più facile innescarlo, anche se dovremmo innescarlo in continuo. Comunque Elena, fai un striscialo l'elettro, fallo scorrere veloce, magari saldi più lontano ma almeno parte. Vedi che parte, là che ci sei? Eccolo lì! E rifai la stessa cosa che adesso ce la fai.
No, non arrenderti, fai strisciare sempre, sopra dove è già saldato che si innesca facile. Perché molto, dove è pieno di puntini si innesca più facilmente, perché l'elettrodo continua a toccare e non toccare. Ok. Allora, pensavo avesse bucato dal video, invece a tutti gli effetti non ha bucato, però parliamoci chiaro, non è una saldatura. L'altra volta abbiamo fatto al primo colpo una saldatura molto migliore di questa. Questa è bruttissima perché ad amperaggio basso continua ad accendersi e spegnersi e non si riesce né a fare continua e soprattutto se sarebbe riuscita a farla continua avrebbe bucato, cosa che non è successa perché continuava a saltellare, acceso, spento, acceso, spento, acceso, spento. Inoltre faccio notare come non ha bucato ma non è neanche arrivata la saldatura sotto, difatti i due lembi sotto sono ancora divisi. Se li metto in morsa e tento di dividerli si spacca la saldatura. Non è una saldatura ben fatta, assolutamente. Adesso andremo a vedere quando fa la saldatura per punti. Sicuramente ci saranno delle difficoltà che affrontiamo assieme. Però una volta che riuscirà a farla bene vedrete come anche la saldatura al posteriore verrà perfetta. O meglio, verrà passante e resistente dal punto di vista meccanico. Io ancora non ho capito come fare ad innescare la saldatura. Facevo veramente gran fatica. L'altra volta che stavi saldando a 80 A non avevi nessun problema di innescare la saldatura quasi. Questa volta che sei a 35 hai creato il problema. Quindi adesso quando metterai la corrente ancora a 55-60 A il problema ti si risolverà praticamente in automatico, perché quando l'amperaggio è alto si innesca molto più facile, perché più è alto l'amperaggio più l'elettrodo può stare distante dal pezzo che riesce comunque a mantenere l'arco attivo. Più è basso l'amperaggio più l'elettrodo deve stare vicino e per stare vicino, per tenere l'arco attivo, tante volte tocchi e chiudi il circuito e la corrente passa senza tenere un arco con in mezzo l'aria, ok? Perché l'elettrodo non tocca fisicamente il materiale, se no non scalderebbe. Scalda perché ionizza l'aria e passa l'arco elettrico nell'aria. Adesso mettiamo allora 55 A e riproviamo. Oh! No. Ho bucato come non so cosa. Ops. In questo caso stiamo andando a bucare perché l'amperaggio è troppo alto rispetto allo spessore. Abbiamo eliminato il problema di partire con amperaggi bassi. Dove non ha bucato, se andiamo a vedere al posteriore, la saldatura è quasi arrivata ma non è completamente passata. Questo cosa vuol dire? Che è riuscita a non bucare in quelle zone perché correva molto velocemente. Eh sì, se no bucavo. Mentre dove ha bucato è passato fuori il materiale. Ripeto, quello che vogliamo raggiungere con la saldatura per punti è un gradino superiore. Passare con una saldatura penetrante che arriva fino a dietro senza bucare. Quindi adesso togliamo la scoria da qui e proviamo con lo stesso amperaggio con la saldatura per punti. Perfetto, continua così. Perfetto. È esattamente quello che devi fare. Ottimo. Ricordi che più avanti più si scalda tutto, eh. No, ho bucato. Salta quel pezzo. Basta, sei alla fine, no buchi. Perfetto. E adesso andiamo a togliere la scoria. Appena giriamo il pezzo vedremo che dietro la saldatura è passante. Purtroppo a un certo punto ha bucato. Perché si è mantenuto lo stesso ritmo a bucato? Perché quando ha iniziato qui la tutto il pezzo era più freddo, man mano che è proseguita andando avanti tutto il pezzo si scaldava e quindi lo stesso intervallo di tempo tra accensione e spegnimento non bastava. Comunque, in ordine, è molto più difficile togliere la scoria quando andiamo per punti perché un minimo di inclusione superficiale rimane. Tenete conto che è la prima saldatura per punti su 1,5 di Elena, quindi ovviamente non è perfetta, si può fare di meglio, ma non c'è come stare qui ad allenarsi. Guardate che roba, la saldatura qui è passante, cioè qui abbiamo saldato la lamiera per tutto lo spessore, quindi è una saldatura che in questo caso ha resistenza, non c'è paragone con quelle che erano state fatte prima. Questa era correndo con la corrente a 35 A, vabbè che non era una vera e propria saldatura. Questa invece era correndo con 55 A.
È vero, sopra forse era quasi più bella a prima vista perché è più facile fare una saldatura bella continua al primo colpo, però dietro la saldatura non c'era, in due punti siamo arrivati a penetrare tutto. Quindi adesso lasciamo le domande a Elena su quali problemi ha avuto e farla allenare a fare qualche altro esperimento, e soprattutto adesso vi farò fare vedere una ripresa non fatta alla luce, che quindi vedete un bagliore, ma vi faccio vedere attraverso il vetrino della saldatura, così capite come deve essere il bagno di fusione quando si spegne e quando si riprende, per avere un'idea del colore che assume, della dimensione che assume il bagno. Così fa un po' schifo, com'è che posso fare a farla diventare più bella? Tu adesso sei stata molto irregolare perché continuavi a partire da una parte e riattaccarti dall'altra, riattaccavi di qui, riattaccavi di qui, riattaccavi di qui, riattaccavi di qui, andavi a destra e a sinistra, qui addirittura non sei passata proprio nel centro delle due lamiere. Lì cos'è successo dove c'è il buco grande? Come vedete si vede ancora il taglio di divisione dove c'era la giunta delle due lamiere. Quella di destra si vede ancora il lembo dritto della divisione dove erano accoppiate le lamiere. Cosa vuol dire? Che lei non ha quasi assorbito calore. Il calore dell'elettrodo puntava tutto su quella di sinistra e quindi ha sfondato, perché tutto il calore è andato lì, non è riuscita a gestirlo da sola, dissipava troppo poco. Dopo è ritornata in centro tra le due lamiere, il calore si dissipava meglio, ha rallentato un pochettino il tempo in cui stava sopra ed è riuscita a saldare senza bucare, ma comunque passando fino a dietro. Quindi per migliorare la saldatura devo cercare di rimanere il più centrale possibile e basta? Devi ripartire sempre con la stessa, devi trovare il passo giusto tra la puntatura che hai fatto prima e dove riprendi con la puntatura dopo. Se riprendi troppo distante rimane come una saldatura a punti intermittente, non continua. Se invece riprendi troppo vicino scaldi troppo perché continui a scaldare nello stesso punto e quindi buchi. Ok, riproviamoci. C'ero quasi! Bene, il video finisce qui. Spero vi sia stato utile vedere la mia esperienza di prime prove di saldatura di spessori più sottili. Amperaggio corretto e rivedete bene la parte con il vetrino per capire bene quando riprendere. Io è meglio che mi alleno ancora un po' per cercare di non fare i buchi. Ma, se dovessero capitare, vedremo nel prossimo video come chiudere un buco. Credo che potrebbe servirmi impararlo. Ora vi saluto. Ciao ragazzi! Ah! Mi raccomando, lasciate un like se vi è piaciuto e commentate e scrivetemi i vostri consigli, che così io li leggo tutti e cerchiamo di imparare insieme. Ciao!